Salve a tutti, sono Zoo Sparkle e poco meno di un anno fa, non so se ve lo ricordate o se lo sapete, insomma se andatevelo a vedere, feci un unboxing di una testa di squalo che dentro praticamente era cava e c'erano degli animaletti di plastica marini. Io li commentavo, guardavo un po'. Chi mi segue lo sa che io amo molto i giocattoli, mi piace così e sono convinto che dai giocattoli si può imparare qualcosa. Per questo motivo, ma anche semplicemente perché il bambino che in me ogni tanto preme non posso fare a meno di assecondare il suo volere, ho comprato questi. Che cosa sono questi? Sono praticamente una busta di animali. Ho pagato la bellezza di 8,50 €, è un po' furto, nel senso per i miei gusti, ma vabbè, per voi, per la scienza. Allora, sono degli animali praticamente che ho trovato in un negozio, e tra l'altro in una misteria, non so perché avevo i giocattoli. Ce n'era anche un'altra busta, costava sempre 8,50 €, però non è che potevo pigliare tutto. Però erano un po' meno interessanti. Perché ho preso questi animali? Perché ci sono degli animali che spesso e volentieri non si vedono. Quindi adesso vi farò l'unboxing e ve li farò vedere con le mie forbici, e non sono dalla punta arrotondata, ma vi prometto che sto attento. Però voi non ditelo alla mamma, perché se no mi mette in castigo, non mi dai più soldini per comprarmi i giocattoli. Diciamo che si pesca a caso e si guarda che viene fuori. Il primo a uscire dal sacchetto è stato questo, che non so se quanti di voi l'avranno riconosciuto, ma si tratta niente meno che di un tapiro. Allora, questo tapiro in sostanza è, che cos'è? È un perissodattilo, cioè un animale dotato di zoccoli che è vicino, evolutivamente parlando, a rinoceronti e cavalli. Allora, questo simpatico tapiro è blu per qualche motivo, e però dovrebbe essere un tapiro malese, insomma un tapiro dalla gualdrappa. Si chiama così perché ha appunto la parte davanti e dietro nera e la punta delle orecchie, che qui sono nere, e questa parte del corpo bianchi. Gli serve probabilmente una sorta di colorazione che serve per mimetizzarlo. Importante è dei tapiri che hanno un naso molto sensibile e molto mobile. Qui si vede, vedi, ho fatto bene tra l'altro, si vede le narici tutte stondatine, molto mobile. E amano molto l'acqua, nuotano e la usano spesso per ritirarvisi se sono attaccati. E tra l'altro sono anche importanti perché disperdono molti dei semi dei frutti che mangiano, quindi mangiano radici, foglie, ortecce, frutti, rami, fusti, mangiano dugnosa di vegetale. Però ecco, per quanto riguarda i frutti, predigeriscono i semi e li predispongono alla germinazione, quindi quando li rifanno con la cacca che esce da qui, il fatto che poi nuotino nei fiumi e spesso defechino nei fiumi è anche quello importante, perché così il seme può viaggiare lungo il fiume e colonizzare altre parti della foresta. Sti tapiri caconi. Allora, ecco, questo confesso che è quello che mi ha dato veramente problemi più di tutti, perché non sapevo veramente come cazzo identificarlo. Sembra una mezzo un topone, un coso, non lo so proprio. Dietro ho notato che ci sono dei tipo degli identikit di alcuni animali, dove vivono, eccetera. E tra di questi, sinceramente, non ci sono tutti qua dentro purtroppo, quello che secondo me ci somiglia di più è il diavolo della Tasmania. Allora, il diavolo della Tasmania, i diavoli della Tasmania sono chiamati così perché ai coloni praticamente andarono in Tasmania, gli sembrò probabilmente che fossero urla demoniache quelle che sentivano la notte, invece erano versi che facevano questi diavolacci, che infatti sono sempre stati considerati degli animali incredibilmente feroci. Sono sia cacciatori sia mangiatori di carogne. E tra l'altro sono i marsupiali carnivori ad oggi viventi più grandi rimasti, perché il tilacino, ahimè, è estinto. Anche questa mi è piaciuta molto quando l'ho vista. Si tratta di una genetta, probabilmente una genetta maculata, che è un mammifero carnivoro della famiglia dei viverridi. La coda dovrebbe essere però più folta. I viverridi sono un gruppo di carnivori che è più legato ai cani, ai felidi, piuttosto che ai canidi, no? Questi piccoli carnivori capaci di arrampicarsi, un po', insomma, mangiano un po' tutto quello che gli capita, e qualcuno li tiene anche come animali domestici, pensate un po'. Poi c'è questo, che è un panda minore, anche se la coda dovrebbe essere più folta e bianca, ma non è per niente qualcosa che c'entra col panda, se non col fatto che tutti e due sono mammiferi dell'ordine dei carnivori. Il panda, come sappiamo, mangia solo germogli di bambù e, insomma, parti del bambù,
e lui anche, solo che non sono della stessa famiglia, perché Panda appunto è un urside e lui è un ailuride, che tra l'altro è l'unico rappresentante della sua famiglia. Ma le analogie col panda non si fermano qua, perché oltre ad essere come il panda un accanito fruitore, per qualche motivo anche lui, del bambù, ha anche il cosiddetto sesto dito. Non credo sinceramente che qui ci sia, no, ma figurati. Che cos'è il sesto dito? Non è un dito, in realtà è un'escrescenza ossea che esce da un osso del polso e che ha praticamente la funzione di rendere più efficace, no, quando il panda prende gli steli del bambù e se li avvicina per mangiarseli, perché ovviamente gli ursidi, non avendo il pollice opponibile, non possono farlo. Ed è una cosa che evolutivamente ha giovato molto al panda. Per qualche motivo, per fenomeno di convergenza evolutiva, anche in questo animaletto c'è questo osso che viene in fuori. Pensate un po' la magia dell'evoluzione. Allora, poi c'è uno scoiattolo, tutto l'aria di essere uno scoiattolo, ed è uno scoiattolo, penso, per quanto riguarda il colore, uno si dovesse basare sul colore, uno scoiattolo grigio, anche se ha forse le orecchie un po' troppo lunghe. Sullo scoiattolo grigio non ci spenderò parole. Perché? Perché ci ho fatto addirittura un video tutto dedicato su di lui, che vi linko su questo scoiattolo, e vi inviterò ad andarvelo a vedere per conoscere un grande fenomeno di attualità che interessa questi piccoli roditori. Ecco, cascava lo scoiattolo. Oh, e qui ci abbiamo una guest star incredibile, perché se voi guardate di che si tratta niente meno che del nostro amico Bradipo, no? Forse un animale tornato un po' alla ribalta con della glaciale, perché fin lì di Bradipo se ne è sentito ragionare poco. Allora, questo è un Bradipo del genere Bradipus. Perché lo dico? Perché i bradipi del genere Bradipus hanno questa particolarità, cioè l'essere tridattili, hanno tre dita, mentre i bradipi dell'altro genere, non mi ricordo, sono i cosiddetti bradipi didattili. Se c'è la faccia gialla pare abbia bevuto un secchio di vernice, ma vabbè. E praticamente i tridattili hanno tre dita, i didattili ne hanno due. Sono sei in tutto le specie di bradipi viventi oggi al mondo, 4 tridattile e 2 bidattile o didattile, che dir si voglia. Qui c'è un altro fenomeno di convergenza evolutiva interessante. Si tratta dell'orittero, poi tra l'altro è l'ultimo esponente del suo ordine, se non mi ricordo male, insomma comunque del suo gruppo di animali, di parenti, che sono i cosiddetti tubuli dentati, si chiamano, e lo chiamano anche formichiere africano. In realtà i formichieri in Africa non ci sono, perché i formichieri sono, in senso stretto, tipici del Sud America, però questo animale ha la stessa nicchia ecologica del formichiere, quindi ha un muso sensibile, una lunga lingua, si nutre di formiche, denti adatti a scavare, artigli adatti a scavare, che fanno la funzione di vanga, che qui sono anche rappresentati troppo piccoli perché ce l'ha più grossi, specie quelli davanti, e niente. Questo è interessante, quello blu della pantera rosa che sta dietro alla formica, questo è l'orittero, poi dall'alto. Grande orittero, che lui è uno dei motivi per cui ho comprato questa ossa. Poi abbiamo un castorone, no, a rosa, vedete, tipico castoro. Non sappiamo se sia un castoro canadese o un castoro europeo. Sì, c'è anche il castoro europeo, e sono gli unici due rappresentanti della famiglia dei castoridi, dell'ordine dei roditori ovviamente, e differiscono, oddio, il colore a denti glielo poteva andare anche un pochino meglio, penso, comunque vabbè. Differiscono per la forma delle ossa nasali e per come sono fatte, e perché mi sembra, vorrei dire una bischerata, ma il castoro, quello di Nord America, è più grande. Cacciati a lungo, specie in Europa, per la pelliccia, insomma. Pensate che quelli americani, tra l'altro, li vendevano ai tempi, diciamo, delle esplorazioni, perché i nativi americani avevano bisogno del fuoco, quindi i francesi, se non ricordo male, gli portarono gli acciarini e li vendevano ai nativi americani un acciarino in cambio di 10 pelli di castoro. Quindi, insomma, mi sa che il guadagno ce lo facevano i francesi, mi sa. Ma d'altronde, insomma, pensate a una popolazione nomade, cosa può essere il fuoco a livello di importanza. E andiamo avanti con gli animali, ne restano solo un quarto, questo è il quart'ultimo, ed è, occhi e croce, direi una lontra. Chissà che tipo di lontra è, una lontra gigante? Non lo so, facciamo finta una lontra gigante, perché io voglio dire due cose sulla lontra gigante. Lontre giganti sono dei mustelidi, che è la famiglia di cui fanno parte furetti, donnole, faine, eccetera, tassi, eccetera. E è importante perché sono di solito solitari, si vedono solo per accoppiarsi, mentre invece le
Lontre giganti formano dei gruppetti sociali di individui di 3-4 diverse generazioni e possono raggiungere anche 20 unità se dicono insomma di unirsi in più gruppi. Sono ganze perché avvisano il rio dell'Amazzonia o comunque bacini del Sud America, e pensate, coalizzandosi, perché arrivano a pesare più di 30 kg e lunghe 2 metri, possono anche abbattere i caimani e mangiarseli. Quindi insomma, animaloni simpatici, eh? Una lonta, scommetto che non la facevate così cacciatrice. E poi andiamo avanti con questo armadillozzo che, a parte il colore improponibile, direi che sembra abbastanza un armadillo dalle 6 fasce, perché gli armadilli alle 6 fasce hanno questa codina un po' corta, questi orecchini, sembra quello effettivamente. Sembra così. Come tutti gli armadilli, l'armadillo alle 6 fasce è un abile scavatore, e questo è il simpatico armadillo che ha 3 strisce nere, ma non è un armadillo dalle 3 fasce perché è fatto molto diverso quello. Sì, è proprio lui, dove va? E poi abbiamo questo che penso non abbia bisogno davvero di presentazioni, perché è niente meno che il nostro amico Koala, che ha, tra l'altro, una convergenza interessante con i bradipi. Nonostante non c'entri niente l'un con l'altro, perché il bradipo è un placentato e il Koala gli ha un marsupiale, però tutti e due sono lenti e dormono dalle 17 alle 20 ore al giorno in certi casi. Perché? Perché in sostanza hanno un metabolismo veramente veramente lento. Il bradipo, perché comunque mangia solo foglie e quindi ha una digestione lenta. Pensate che alcuni bradipi ci mettono un mese a digerire un pasto, e quindi c'ha bisogno di un metabolismo lento, perché ci vuole un sacco a digerire le foglie, perché sono dure da digerire, perché insomma ci vuole uno stomaco fatto in un certo modo, quindi hanno convergenze con i ruminanti e con certe scimmie che mangiano foglie come le colobine e i koala, perché ci vuole una superficie di assorbimento notevole, eccetera. E perché soprattutto c'è poche proteine, poca energia nelle foglie, quindi ne devi mangiare e processare un sacco prima di arrivare a un quantitativo buono. I koala, oltre ad avere questa cosa qua, hanno un metabolismo lento anche perché mangiano l'eucalipto, solo l'eucalipto. L'eucalipto è velenoso e hanno loro creato, diciamo, una nicchia ecologica in cui loro sono gli unici fruitori di una pianta velenosa, ovviamente. In questo modo non hanno competizione. Però ovviamente ci sono anche dei costi, come ad esempio il fatto che hanno un fegato spropositatamente potente, perché per liberarsi tutte le tossine ci vuole insomma un bel fegato. E niente, questo, pensate un po', guarda, ho parlato di convergenza evolutiva 3 o 4 volte da quando ho aperto sto osso, eh? E poi dite che i giocattoli sono per bambini. Qui ci abbiamo insomma l'ultimo, chiudiamo con quello forse più commerciale di tutti, che è un proscione Rocket Raccoon, ecco, diciamo. E questo Rocket Raccoon è simpatico perché sapete che i procioni sono tra gli animali con il senso del tatto più sviluppato in assoluto. Incredibile, non hanno membrana interdigitale tra dito e dito, per essere appunto più liberi i diti di esplorare l'ambiente, cosa insolita per un carnivoro, e hanno uno strato corneo che ricopre, diciamo, le loro manine, che tra l'altro diventa anche più sensibile se bagnato, e hanno la parte del cervello che elabora gli stimoli tattici, e praticamente è incredibilmente vasta, incredibilmente attiva durante questa operazione, tant'è che sono tra gli animali col tatto più sviluppato in assoluto. Hanno anche delle vibrisse, no, i peli sensibili, ad esempio hanno i gatti sul muso per percepire appunto tutte le varie informazioni. Le hanno, pensate, anche sugli artigli, sui ditini, eccetera. Gli orsetti lavatori li chiamano anche, nonostante non siano orsetti, sono un'altra famiglia rispetto a quella degli orsi, e non lavano il cibo in natura, è un comportamento che fanno solo in cattività. Perché? Chi lo sa, magari ci faccio un miti smitati, adesso ho deciso che il video finisce qui. Bene, allora, questo, come vedete, dai giocattoli si può imparare qualcosa. Questo ovviamente non è l'ultimo video che farò di questo tipo, non è il primo, e penso a questo punto creo una playlist dove faccio solo unboxing, eh. Mi sono pentito, chi ha visto la foto su Facebook, di non aver preso neanche il tubo con gli insetti, perché anche lì ci poteva stare qualcosa. Comunque, diciamo che se trovo un tubino con gli insetti a modo, lo faccio sugli insetti, il prossimo unboxing. Come vedete, dai giocattolini si può anche imparare qualcosa, quindi quando vi dicono i giocattoli sono da sfigatini, piccini, bla bla bla, pensate, no, Zo Sparco ha detto di no, bla bla, gli fate vedere questo video, probabilmente dà di scemo a me e a voi che gliel'avete fatto vedere. Ma voi sapete che è questa la bellezza della scienza, bla bla bla.
E vabbè, io rimetto gli animali a posto e voi condividete il video, mettete mi piace, commentate e grazie di mille, vabbè, come cazzo parlo, vabbè, grazie mille per tutto quello che fate al mio canale, avete tanta fede, mi mandate un sacco di messaggi, vi voglio tanto bene, non pensavo davvero di raggiungere queste vette, vai, grazie, ah!